Bene, quindi intanto ti ringrazio di essere parte del nostro progetto, di aver regalato appunto l'immagine pittorica per rappresentare appunto visivamente l'omaggio della bellezza della donna di questa edizione 2019. E questo, quello che io percepisco è che comunque sei una donna che ha una personalità forte, che la mantiene, che non sei una donna che si fa prendere magari da quelle che sono le mode del momento, ma anzi segue il suo flusso e non si fa prendere dalla corrente. Mi sbaglio? Sì, sì, questo è vero. Sì, perché comunque, diciamo, le correnti moderne dell'arte attuale non mi convincono molto, non mi piacciono. Voce? Ok. Voce? Voce? No, basta alzare il microfono. Parlando piano per non farmi sentire. Mi disturbo giusto qualche minuto, perché Gerolamo Casanova vuole raccontarvi qualcosa della sua vita. Bravo, se volete. Bravo Giacomo! Se la cosa vi aggrada, se avete voglia di ascoltare, se riuscite ad ascoltare, se l'ascoltar per voi è lieve e divertente, ecco che vi racconto alcune cose che magari sfuggono ai più. Sono nato a Venezia il 2 aprile del 1725, al terzo piano di una casa in Calle della Commedia. Sono il primo di sei tra fratelli e sorelle. L'università. Non ci avevo pensato. Improvvisamente ricordo che l'anno scorso, quando avevo una mezza intenzione di riprendere il corso di laurea in storia, interrotto ormai due lustri fa, ero andata a chiedere informazioni presso la segreteria della facoltà, dove nell'androne vicino allo sportello che cercavo avevo notato due telefoni pubblici. Ringrazio tutti, ringrazio gli organizzatori, ringrazio gli artisti e le artiste che hanno reso speciale questa serata, ringrazio il locale. E, niente, io sono la presidente della cooperativa Iside, noi dal 2004 ci occupiamo di violenza di genere, abbiamo tre centri antiviolenza, uno specificatamente sul territorio di Maestre Venezia. Quest'anno i nostri centri hanno accolto 299 donne, di queste la maggior parte sono italiane, per cui insomma si sfata un po' quel luogo comune che la maggior parte delle donne che sono vittime di violenza sono straniere, in realtà sono italiane, e sono donne per la maggior parte con figli, sono donne che non lavorano per la maggior parte dei casi, e questo dà anche ragione del fatto che per queste donne sia così difficile uscire dalle situazioni di maltrattamento che vivono, perché molto spesso dipendono dal compagno o dal marito che le maltratta. Più l'inganno, chi dice donna vuol dire sempre danno, non te la faccio per stare insieme a te, e finalmente dico capio perché. Perché? Perché dice a cambiare, mi è molto.
Sabion. Inside the snow.